so, as mrs. ludford has said, and so many others, we need the commission to push forward and not to wait for member states to slowly and maybe, and one day after the other, maybe do what they have to do for their citizens, for each and every one of us. let me tell you my own example. for 17 years, in my country, it was not possible for me to go into a registered partnership with my partner. it's possible now for a couple of months already. I do not want, if I had to go to live in another country like Italy or Greece, to have to wait again until we would be able to be recognised and in difficult situations be able to say yes, we are partners, we belong to each other and we want to care for each other'. So please push, like many in this Parliament want to push with you. Thank you. Panie Przewodniczący. Państwa członkowskie stosują przywoływaną tutaj często dyrektywę zgodnie z zasadami własnego prawa rodzinnego. Trudno, żeby było inaczej. W innym wypadku podważyłyby swoją własną suwerenność w zakresie prawa rodzinnego która jest potwierdzona przez traktaty. Myślę, że Komisja może to potwierdzić. Państwa, które nie znają instytucji partnerstwa homoseksualnego, nie mogą jej uznawać i nie ma w tym nic nadzwyczajnego. Równie dobrze mógłbym się domagać na tej sali stosowania polskiego bądź irlandzkiego prawa aborcyjnego wobec polskich obywateli na terenie Szwecji bądź Wielkiej Brytanii. Nie mamy tu chyba wzajemności i chyba się nikt o wzajemność tutaj nie domaga. Także przywoływanie systemu europejskiego ochrony praw człowieka jest wyjątkowo chybionym argumentem. Zgodnie z orzeczeniami Trybunału w Strasburgu brak uznawania prawnego związku homoseksualnego, czy tym bardziej małżeństwa o charakterze homoseksualnym, nie stanowi dyskryminacji. Z tych powodów kolejny raz cała ta debata jest kompletną stratą czasu. Tack, fru talman, och till herr Szymanski. Det handlar om diskriminering. Kommissionär reding lyfter fram EUs hörnstenar, den fria rörligheten och de grundläggande rättigheterna och från parlamentets sida så jag är jag övertygad om att majoriteten stödjer allt arbete som handlar om att motarbeta diskriminering. Det är värt vårt stöd. Men är det inte hög tid också att kommissionen ser till att den diskriminering av personer i samkönade äktenskap och civila partnerskap upphör? Frågan är relevant eftersom det i Stockholmsprogrammet betonas att alla medborgare ska omfattas av den fria rörligheten. Alla former av diskriminering ska undvikas och observera att det också omfattar diskriminering på grund av sexuell läggning. Och så långt är det bra. Men i kommissionens handlingsplan för Stockholmsprogrammet så kan vi inte hitta några åtgärder för att garantera samma rättigheter för människor i samkönade äktenskap. Medborgare som ingår samkönat äktenskap i de länder det där det är tillåtet kan inte vänta längre. De måste ha samma rätt att kunna flytta till andra medlems medlemsstater utan att diskrimineras i samband med en mängd olika rättigheter som medborgarna har. Vi vill i parlamentet och medborgarna vill ha ett svar från Kommissionen och jag hoppas att det blir ett svar som innebär ett agerande för alla människors lika rättigheter oavsett sexuell läggning. Tack. Grazie per il gruppo Europa della Libertà e della Democrazia, l'onorevole Rossi per un minuto. Signora commissario, l'Europa non può sostituirsi al popolo sovrano e imporre a casa di altri ciò che le può piacere o meno, perché l'Europa ha un motto, se non lo sa, uniti nella diversità, cioè ognuno è padrone a casa sua. Le interrogazioni parlamentari che vengono discusse oggi sono molto simili e mirano a far sì che la Commissione imponga agli Stati membri l'obbligo di riconoscere i matrimoni tra coppie dello stesso sesso e ad evitare ogni forma di discriminazione in materia di affidamento. Il gruppo della Lega Nord non può accettare che l'Unione europea si sostituisca ai diritti dei popoli di tutelare le proprie culture, tradizioni e radici. Il matrimonio tradizionale, quello cioè tra un uomo e una donna e magari anche dei figli, è l'unico che può e deve essere riconosciuto. Ogni altra forma di unione fra persone dello stesso sesso può esistere, ma di certo non può e non deve essere considerato matrimonio. Ancora di più ci spaventa la richiesta degli interroganti di concedere l'affido di bambini a coppie dello stesso sesso. Che educazione potrebbero ricevere? Nessuno vuole vietare a coppie omosessuali di aiutare, ad esempio, con l'adozione a distanza bambini, orfani o poveri ma un conto è contribuire alla loro crescita nelle famiglie di origine o nel loro paese un altro è quello di chiedere l'affidamento eh, Onorevole Rossi ha ah, eh, una domanda accetta prego collega mi puoi spiegare in che le perjudica a una pareja formata por un hombre e una donna il fatto che una pareja formata per due uomini o due donne Tengan los mismos derechos. ¿En qué le perjudica a la pareja heterosexual que las parejas del mismo sexo tengan derechos? ¿Dónde está la amenaza? ¿Dónde está el peligro? Vede, no es un pericolo, es una cosa que, por cuanto ci riguarda Nella maggioranza del popolo italiano, e parlo per l'Italia, non è accettabile, è diverso. Poi, che la coppia possa esistere, vivere tranquillamente la sua vita e non pretendere un di più al pari della coppia uomo, donna e che possibilmente abbia poi anche dei figli, visto che l'Europa continua ad invecchiare, bene, un altro conto. Noi l'ho detto prima, riteniamo che la coppia che ha diritto al matrimonio formale, ufficiale, sia quella formata da un uomo e una donna, perché può procreare e l'obiettivo finale di un'Europa che invecchia è quella di fare figli. Bene, proseguiamo il dibattito con gli altri oratori iscritti, cominciando dall'onorevole Rivellini per due minuti. Prego. Grazie Presidente. Il, la discussione odierna è alla base della comunità europea. L'unione di varie comunità, di varie sensibilità, di diverse opinioni. Il poter mettere insieme queste diverse sensibilità è alla base della comunità dell'Europa, del Parlamento europeo e quindi questa discussione difficile è una discussione da affrontare. Mi ha particolarmente interessato una frase del Commissario Reding quando ha detto che bisogna procedere con cautela per evitare delle sommosse popolari. È giusto è giusto dare i diritti a tutti i cittadini dell'Europa in qualche modo combattere qualsiasi discriminazione e difendere la libertà, ma la libertà è di tutti, anche di quelle comunità che storicamente, che da millenni, vedono la società, la società basata sulla famiglia, sulla tradizionale famiglia uomo donna, libertà anche di poter esprimere questo questa, uh, parere che. La famiglia è un'unione fra un uomo e una donna, naturalmente tutti possono portare avanti diverse unioni, ma non si può equiparare una famiglia di un uomo e di una donna, che, ha, che assicura la continuazione della specie, ad altre unioni che sono rispettabilissime. Naturalmente dobbiamo discutere, perché in un'Europa che deve essere unita rispettando tutte le sensibilità, anche discussioni così difficili, così complicate, così in qualche modo anche accese, devono cercare la soluzione, ma nel rispetto di tutte le comunità, perché non dobbiamo assolutamente permettere e quindi mi appello al commissario Reding che quella frase le sommosse popolari possono minare l'unità dell'Europa. Grazie. La parola all'onorevole per un minuto e trenta. Samenlevingscontracten en huwelijken van partners van hetzelfde geslacht worden niet in alle ontvangende lidstaten wettelijk erkend. Dit leidt tot meervoudige discriminatie op het gebied van familiezaken zoals voogdij en erfrecht, maar ook fiscale zaken en sociale rechten. Alsof de huwelijke. En partnerschappen in dit geval minder echt of belangrijk, minder belangrijk zouden zijn. Het voorgestelde actieplan in het Stockholm-programma omvat geen voorstel om dit op te lossen. Er zijn geen specifieke en concrete nieuwe initiatieven voor LGBT-rechten. Maar u heeft mooie woorden gesproken net, want u zei u gaat actie ondernemen. Daar ben ik heel blij mee. U had het over concrete stappen. Nou ja, u had het over concrete stapjes. En dat het heel voorzichtig, heel omzichtig met bepaalde lidstaten die problemen hadden, dat het er ingemasseerd moest worden. En mijn vraag is ten eerste, gaat dit nog gebeuren tijdens uw mandaat? Mijn tweede vraag is, geldt dit soort moeilijke situaties ook voor de andere gronden zoals ras, handicap, leeftijd? Ik denk dat moed noodzakelijk is voor alle gronden, want alle gronden zijn gelijk en op alle gronden moeten tegelijkertijd goed bestreden worden de discriminatie die daar plaatsvindt. Mag ik een voorstel doen? U zei dat u in november een rapport verwacht van het Fundamental Rights Agency, ook over discriminatie op het vlak van homofobie. Kan ik aan u vragen... Of u naar aanleiding van dat rapport dat een reality check moet geven van hoe erg is het of misschien hoe goed is het uh, dat u met een rapport komt naar het parlement toe hoe u de situatie inschat en welke concrete acties u gaat nemen en het liefst met reuze stappen. Dank u wel. La Romeva per een land que ha hecho grandes avances en los últimos años en la cuestión de los derechos para las personas homosexuales. Y es un país, el Estado español, del que también se pensaba que teníamos que ir lentos, que había una sociedad que, estaba, que no estaba preparada todavía para hacer ese salto. Y, sin embargo, lo hicimos y no ha pasado nada, no ha pasado nada. Es más, hay un nivel de felicidad mucho mayor porque la gente ha perdido el miedo dar garantizar el derecho a las personas del mismo sexo para que puedan casarse y, te, y tener un proyecto en común no les obliga a ustedes si no quieren a hacerlo, que yo me pueda casar con un hombre, no le obliga a usted a hacerlo. pero me da a mí el derecho de poderlo hacer. Y esto es lo que nos da a todos la libertad de poder ser, claramente, una Unión Europea que garantice estos principios y estos derechos. Pero yo tengo esta suerte como otros colegas. Y, sin embargo, hay países en la Unión Europea en que esto no es posible, y esto en la Unión Europea actual no se puede aceptar. Y aquí es donde le hacemos el requerimiento a la Comisión Europea, porque el liderazgo que se demostró en España en su momento es el que esperamos ver, y le pedimos a usted que haga también valer en la Unión Europea actual el plan que no encontramos en el proyecto de Estocolmo, es el que le estamos pidiendo, un proyecto concreto, unas garantías para que estas discriminaciones que hemos estado viendo y mencionando no se hagan nunca realidad. Y esto es posible simplemente, como se demostró en España, si hay voluntad política. Si la tiene, nos tendrá a su lado. Si no la tiene, nos tendrá enfrente. Muchas gracias. Eh... Onorevole Romeva accetta una domanda? Prego. Proprio sull'intervento del collega, se in Spagna c'è stata questa possibilità di poter cambiare e c'è stato il popolo spagnolo che ha accettato questa modifica perché non rispettare le sensibilità degli altri Paesi che invece si vogliono muovere in maniera differente? Perché andare a decidere nei Paesi altrui per in qualche modo urtare la sensibilità storica di altre comunità. L'Europa è un insieme di comunità. Se una comunità non capisce i valori dell'altra, non potrà mai diventare veramente un'Europa. Quindi, per, rispettando le scelte fatte in Spagna, perché non rispettare le scelte delle altre comunità? Perché siamo e vogliamo essere cittadini europei. somos y queremos ser ciudadanos europeos y debemos poder tener la posibilidad de circular porque así lo dicen los tratados de circular libremente por la unión europea con los mismos derechos. y este es el principio básico y el segundo elemento también es...